Intanto, naturalmente, specialmente agli ospiti che vengono da via, che sono felicissimo abbiano potuto conoscere quel poco di Piacenza attraversandola e poi questo luogo in particolare, così carico di storia, con i suoi 10 secoli di vita che abbiamo portato a nuova vita, ospitando tante forme d'arte da una ventina d'anni a questa parte, appunto dalla musica, alla scrittura, e specialmente poi l'utilizzo, diciamo, solito, l'utilizzo usuale è quello delle mostre di pittura e di scultura. L'evento che oggi è iniziato, così con la vostra partecipazione, è inutile dirlo, molto particolare perché non usuale, perché questo mettere insieme appunto gli artisti delle due culture, brasiliana e italiana. L'esperimento è stato iniziato a Milano a Sago qualche mese fa, ha ben funzionato e quindi si è pensato bene con Giovanni, specialmente, che è anima di tutta questa vicenda, e poi naturalmente con la collaborazione degli amici artisti. Non li cito uno a uno perché comunque avete avuto modo di vedere le loro opere e sono presenti su tutte le pubblicazioni che sono state fatte. Rappresentano naturalmente le varie forme d'arte e avete avuto modo di apprezzarli. Io personalmente sono molto e sinceramente onorato di aver avuto qui oggi e di avere qui con noi queste persone, che sono assolutamente persone importanti, ma non solo così formalmente, ecco, sono persone davvero importanti. Io, così come si dice in questi casi, passo la parola a Giovanna, che io insisto a chiamare Giovanna perché ho italianizzato il suo nome, però non faccio apposta, mi viene così. È un segno di affetto. E vi ringrazio di nuovo di essere qui a partecipare insieme a questa cosa. Grazie. Buonasera a tutti. Allora, prima di iniziare a fare tutti i miei ringraziamenti, io vorrei lasciare la parola a un grandissimo artista che ci ha dato l'onore di essere parte di questa mostra, di questa rassegna internazionale, e vorrei che lui parlasse appunto di questo incontro attraverso l'arte. Jean Blanchard. Grazie, buonasera. Ci troviamo in questa meravigliosa chiesa che è stata addirittura comprata da chi ha parlato prima, che è diventato proprietario di questo spazio meraviglioso, e abbiamo le opere più diverse, ma ugualmente significative. Procediamo con ordine. Andrea Iacchia sono i disegni che potete vedere su quella parete, con dei fondi, dei passepartout di colori diversi. Andrea Iacchia è un giornalista culturale che a un certo punto, 2 anni fa, ha aperto i cassetti da cui sono usciti dei disegni che sono culturali, dei disegni culturali. Non è una parolaccia, culturale può essere anche, diciamo, un aggettivo positivo, nonostante oggi la parola sia leggermente inflazionata, e vi porta nel suo viaggio in un mondo francofono, in un mondo francese, e lo vedrete lì. Poi abbiamo Giovanna Clea, che io ho conosciuto 3 anni fa a Palazzo Reale a Milano, dove esponeva,
e dove erano presenti due artiste che lavorano con noi, e Giovanna è, direi, appartiene a quel a una wild card, quella wild card che dice: Giovanna non è giudicabile, è così, prendere o lasciare. La sua energia pura l'ha portata a cambiare e ha creato una volta per caso, perché poi nell'arte avviene tutto spesso per caso. Ciao, vedo un amico, ecco. Allora, ha creato per caso, naturalmente dopo molte ore di lavoro, un quadro che sembrava l'America del Sud, e poi ne ha creato un altro che sembrava il Brasile, sempre con questi motivi acrilici. Incoraggiata da varie persone, fra cui anche Filippo D'Averio, su questo lavoro è andata avanti, e non bisogna consigliarla, perché appunto appartiene a questo mondo. Adesso invece vi volevo parlare di questa scultura. Io l'ho disegnata, però il maestro Silvano Signoretto l'ha realizzata. Ora, bisogna dire che nel rapporto, quando si dice uno scultore in vetro, lo scultore in vetro da solo non riuscirebbe a far nulla, deve stare accanto a un maestro vetraio che di solito ha delle capacità enormi, perché così lo può consigliare. Se il designer o diciamo l'artista si allontana, l'opera viene diversa. Quindi è un'unione perfetta fra un artigiano che appunto in Italia gli artigiani di grandissimo livello sono ancora molti, e uno che ha avuto l'idea. Questo è il mio caso. Poi abbiamo Leda Maria, che ha fatto un'installazione. Dov'è Leda Maria? Sì, ma dov'è lei? Lei è a New York. Allora, questa è un'installazione arte contemporanea, e ognuno l'arte contemporanea consente qualsiasi cosa, poi ognuno la giudicherà, mi sembra abbastanza significativa, come pensa, mi sembra che siano varie espressioni, creazione del mondo, mi dice. Ecco, poi abbiamo Monica Martins, la quale ha avuto una intuizione. Monica Martins, lo si capisce dopo pochissimi minuti che si parla con lei, ha una caratteristica: è piuttosto intelligente. Quindi ha detto: perché non trasferire i miei pensieri direttamente con la digital art su un supporto, una tela, un formato. In questo è stata aiutata anche da suo marito, che dice, lui mi ha detto: beh, ma anch'io sono intelligente. Sì, lo so, anche tu. Però adesso parlavamo di lei. Anche lui è intelligente. E lui, che è fotografo, è un mago dei materiali, tanto che lì potrete vedere, è una delle prime volte che si vede il vetro acrilico, che lui ha usato per descrivere, per incorniciare le sue fotografie, poi propone delle fotografie più espressioniste dove c'è un percorso personale. Diciamo, queste sono appartengono alla sua vita precedente. Dopo abbiamo, per chiudere, un
creatore di moda che ha deciso di venire a Milano e che aprirà il suo studio in Corso Buenos Aires fra un mese. È molto bravo. È molto bravo perché porta il mondo barocco del Brasile qui da noi, ma lo fa con maestria. Quindi un'altra, diciamo, l'unione fra questo, come il titolo di questa mostra, Brasile-Italia. Brasile-Italia, Andrea Iachia Italia e Napoleão César Brasile. Lui, come vedrete, sa creare degli abiti notevoli, uno di questi è qui, e vorrei ringraziare anche, oltre al padrone di casa che ha parlato prima, anche Patrizia, che ha diciamo aiutato nell'allestimento. Sono venuti anche a questa mostra, ecco arrivata Luna, per esempio. Luna alza la mano. Luna è una delle artiste scelte da Vittorio Sgarbi per la Biennale ed è ora esposta a Venezia. E volevo ringraziare tutti i presenti, anche la delegazione brasiliana della Rosangela, della Zenaide e di tutti quanti. Grazie infinite. Io invece non vorrei prolungarmi molto, ma vorrei assolutamente parlare di questo progetto. Brasile Italia, l'arte dell'incontro, è un progetto che è nato perché questo è l'anno culturale dell'Italia in Brasile. E a partire da questo avvenimento che c'è lì in Brasile, io ho pensato che poteva, attraverso ciò che so fare, l'arte, dare un contributo, ma non un contributo soltanto a livello istituzionale, ma un contributo proprio creando qualcosa che potesse alla fine ricordare un pochino alle persone che amano l'arte, un po' sull'amore, sull'amicizia. Nella prima mostra che abbiamo fatto, Brasile Italia, l'arte dell'incontro, l'abbiamo presentata a Milano. È stato un grande successo, ho avuto l'onore di avere anche presente Filippo D'Averio, è stato davvero un grande successo, poiché Maurizio, che ringrazio davvero moltissimo, ha aperto le porte della sua galleria insieme a tutto il suo team, come Patrizia, come Lorena, come Vasco, per dare continuazione a questo progetto durante quest'anno culturale. Bene, è un progetto, è un momento, è un'occasione in cui io dico sempre, quando presento i miei lavori, io ho il mio pubblico per me. E quando io ho il mio pubblico per me, mi piace molto ricordare una cosa che secondo me è importante e fondamentale, che è mai desistere dei propri sogni. Mai lasciare che nessuno scoraggi la tua vita o a te, perché se noi abbiamo fede e se noi crediamo in quello che fa, tutto può succedere, può succedere, perché un desiderio nasce di un grande amore che nutriamo nel nostro cuore, e ogni desiderio che noi abbiamo nel nostro cuore lo pone il Signore. Io personalmente non mi vergogno di dire che amo moltissimo Dio e lo credo tantissimo, e che per me Lui è la mia più grande fonte di ispirazione. Io voglio ringraziare a Paolo De Bastiani, ecco lui, Monica Martins, Napoleon César, Andrea Iachia, Jean Blanchard, a Maurizio Sesena, alla Rosa Tiziano, a tutti voi che siete qua. Voglio ringraziare anche la mia famiglia che mi dà un grande sostegno per andare avanti con la mia arte, ma soprattutto voglio ringraziare alla persona